Proseguono le chiacchierate allo storico caffè letterario delle Giubbe Rosse di Firenze, promosse dal Centro Culturale Firenze Europa Mario Conti. Quest'oggi, martedì 10 maggio 2011, il presidente Marco Cellai ha invitato i soci, i sostenitori, ma anche il pubblico delle Giubbe Rosse alla presentazione di due volumi di liriche. Si tratta di due poeti emergenti, Giuseppe Verso Paoletti, che pubblica il suo primo libro, anche se è un artista, è conosciuto come pittore con lo pseudonimo di Versus. Il suo volume Riprese Liriche è stato pubblicato da Masso delle Fate Edizioni, e al debutto anche Amedeo Moras, che per Aletti Editore ha pubblicato il volume Vorrei dirti quanto segue. La manifestazione si è conclusa da pochi minuti, le Giubbe Rosse erano stracolme di pubblico, anzi molti sono rimasti anche in piedi. Hanno presentato i volumi Caterina Trombetti per Giuseppe Verso Paoletti, Anna Maria Giglio per Amedeo Moras. Poi ha tratto le conclusioni delle due presentazioni Enrico Nistri, che mirabilmente le ha coese in un unico intervento molto acuto e brillante. Marco, dobbiamo essere soddisfatti di questo pomeriggio fiorentino, perché il pubblico era strabocchevole. Spesso si dice che la poesia coinvolge meno di altre forme di espressione culturale e artistica, e invece oggi abbiamo avuto la dimostrazione, pur essendo due poeti alla loro prima pubblicazione, il pubblico ha risposto massicciamente. Ma forse noi siamo, come centro culturale organizzatore, il Centro Culturale Firenze Europa Mario Conti, l'eccezione che conferma la regola. Intendo dire che dall'inizio dell'anno le nostre chiacchierate, così si chiamano questi incontri quindicinali che sono ospitati alle Giubbe Rosse, hanno sempre registrato un afflusso di pubblico straordinario, sia che affrontassimo la presentazione di un romanzo, sia che parlassimo di temi di attualità, sia che ragionassimo di sport, sia che parlassimo di poesia. Stasera è stato particolarmente significativo perché noi siamo nati 30 anni fa, ecco il discorso dell'eccezione che conferma la regola, e mi ci soffermerò un secondo solo tra un attimo. Siamo nati 30 anni fa come Centro Letterario Italia-Francia, ad opera dello scomparso professor Mario Conti, cui oggi il Centro Culturale è intitolato, proprio come momento di esaltazione della poesia, del senso della poesia, del significato della poesia nella vita della cultura, la vita della cultura italiana e della vita della cultura nel suo complesso. Dicevo eccezione conferma regola perché siamo un centro culturale che si accinge a celebrare a dicembre la 29esima edizione del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive, e quindi sta marciando rapidamente verso il trentennale. 30 anni di vita per un centro culturale e per un premio letterario di arti visive sono una enormità. Tu lo sai molto bene perché vivi nel mondo della cultura. Di norma i centri culturali spesso nascono e muoiono come funghi. Noi siamo riusciti, nonostante sforzi immani, anche di carattere economico e finanziario, soprattutto grazie all'impegno di tutti i dirigenti del centro, a portare avanti questo lavoro in nome di un binomio inscindibile che è il motto del nostro centro culturale. Cultura è libertà, cultura è libertà. Ecco, credo che anche stasera abbiamo fatto, dato un'immagine straordinaria del significato e dell'importanza di cultura e libertà. Nonostante l'imminenza dell'estate, le chiacchierate proseguono. Prossimamente avrete la presentazione di un libro sugli allenatori della Fiorentina, a seguire un incontro con Paolo Padoini, il nuovo prefetto fiorentino. Sì, le ultime due chiacchierate in calendario prima del periodo estivo, infatti sono programmate per il 17 maggio, quando presenteremo il libro di Michela Lanza sulla storia degli allenatori viola, Caro mister lasciati raccontare, e poi la chiusura straordinariamente significativa con la presenza di Sua Eccellenza il prefetto di Firenze, il dottor Paolo Padoini, che presenterà il suo libro Il prefetto, questo sconosciuto. Credo che concluderemo così nel migliore dei modi i primi sei mesi dell'anno prima di andare a un meritato riposo.
Presente all'inaugurazione anche il direttore sanitario di Villa Gisella, dottor Paolo Monetti, che, al quale si deve la segnalazione di questo poeta, perché lavora nella struttura ed è stato segnalato all'Associazione Culturale Mario Conti Firenze Europa proprio da Villa Gisella. Sì, Amedeo è veramente una persona eccezionale nel suo lavoro, ma soprattutto come persona. Ci ha fatto presente questa sua grande passione che è la pittura e la scrittura, e il dottor Mecca, titolare di Villa Gisella, ha ritenuto opportuno di fargli questa presentazione. Volevo sottolineare che Villa Gisella è sempre stata una struttura che si è aperta alle attività culturali e in questo caso siamo ancora più orgogliosi perché è uno dei nostri. Ecco, vogliamo spiegare anche il motivo per cui Villa Gisella ha sempre mantenuto un'attività parallela, anche se non professionalmente come quella di RSA, perché la sede di Villa Gisella è stata la villa, la residenza fino al giorno della sua morte di un grandissimo personaggio. Enrico Caruso. Scoperto da noi grazie a Fabrizio Borghini, tutti noi pensavamo che Caruso fosse un cantante innamorato di Napoli e solo di Napoli, invece abbiamo scoperto che era innamorato di Firenze, aveva due ville a Firenze e per questo abbiamo scoperto tutta la sua storia. Di queste due ville è quella che oggi è Villa Gisella. Perché Villa Gisella fa queste cose di cultura? Noi crediamo, come ci chiedono le istituzioni che lo chiedono sulla carta, di essere aperti al territorio. Noi lo vogliamo fare veramente in maniera attiva, quindi noi abbiamo fatto mostre di pittura, di scultura, concerti, tutto questo, perché vogliamo che non sia limitata la nostra attività solo e esclusivamente all'ambito sociosanitario, ma che sia aperta veramente a tutte le varie culture presenti in questa città. E questa fu anche la volontà ultima di Caruso, che nel suo testamento scrisse che nelle sue due ville fiorentine, quella delle Panche, l'attuale Villa Gisella, e quella di La Strassigna, fosse svolta un'attività culturale. E noi la seguiamo assolutamente. Avete rispettato queste volontà. Assolutamente. È stata la professoressa Caterina Trombetti, poetessa e critica letteraria, a presentare il volume di Giuseppe Verso Paoletti, meglio conosciuto dai nostri telespettatori che seguono gli incontri con l'arte, con lo pseudonimo di Versus, con il quale ha sempre firmato i suoi quadri. Tra l'altro Caterina Trombetti ha scritto anche una lunga introduzione critica al volume. Sì, come ho detto già, io sono rimasta molto colpita dalla personalità effervescente di questo pittore e scrittore. Allora, dal punto di vista, diciamo, di autore di poesie, si presenta ora al pubblico, anche se è già molto conosciuto come pittore. Quindi io ho conosciuto la persona, i suoi quadri, ho letto le sue poesie e sono rimasta molto colpita dai messaggi che mandava, perché al di là di quello che si vede, si percepisce qualcosa che è molto profondo in lui, un'estrema capacità di padronanza della lingua, una profonda cultura e anche un senso ironico proprio della... Anche autoironico. Autoironico, perché anche nella poesia che ho letto c'è questo termine giocato dal latino all'italiano che... insomma, rende bene l'idea di come lui si auto... Anche per chi conosce il Versus pittore, quindi già ormai consacrato da tantissime mostre, oggi è stata una rivelazione. La presentazione di questo volume di liriche è stata l'ennesima faccia... anche della capacità che ha Versus di essere continuamente diverso, perché il suo pseudonimo, Versus, è veramente... emblematico di quello che è lui come persona, perché pittore grande, direi scrittore. Allora, la sua capacità di scrittura in endecasillabi già denota quanto la cultura che lui ha assorbito durante i suoi studi e durante anche il suo insegnamento di lettere è fondamentale per la sua espressione. Quindi direi che il successo anche che ha ricevuto, proprio anche involontariamente, nelle sue interruzioni, nei suoi commenti, nel suo parlare francese anche stasera qui nella presentazione, ha forse dato la misura di quello che lui è. Ricco e complesso e effervescente della sua personalità. Grazie. Beh.
Il professore Niconistri ha tirato le conclusioni della serata dopo i due interventi delle relatrici di Anna Maria Giglio e di Caterina Trombetti. Nel suo intervento ha trovato anche delle analogie fra due poeti che apparentemente sembrerebbero molto distanti l'uno dall'altro. Uno è sommesso, taciturno, l'altro è un vulcano dirompente. Beh, direi che intanto sono tutti e due poeti con una vocazione pittorica. L'uno magari è pittore con una vocazione poetica, perché si è scoperto che ad esempio Maurras si è disegnato, si è dipinto la copertina. Tutti e due amano Firenze, uno c'è nato, ha fatto delle diversioni a Parigi che ricorda con simpatia, l'altro ci è arrivato dopo un itinerario transoceanico. Però questo amore per Firenze, anche questo sentimento appassionato per dell'amore è comune a entrambi. Poi esistono le differenze, direi che Versus è quasi dantesco nel suo volere abbracciare tutto, nella sua scoperta dell'endecasillabo, ha la parte delle sue poesie dedicate a Franca in cui prevale l'afflato lirico e vi è quella quasi epica in cui dialoga con tanti protagonisti del passato e rivendica una formazione estremamente ampia. Tutti e due gli autori tra l'altro hanno una formazione classica, cosa non comune specialmente per moltissimi artisti. La professoressa Anna Maria Giglio ha presentato il volume di Amedeo Maurras dal titolo Vorrei dirti quanto segue. Per te è stata una scoperta, come per tutti noi, questo poeta che si affaccia alla ribalta con la sua prima pubblicazione di liriche. Sì, in effetti questa è la prima pubblicazione di Amedeo Maurras, è stata una scoperta e per noi del Centro Culturale Firenze Europa, e questa è la nostra finalità, è quella di scoprire anche autori giovani, autori che hanno qualcosa da dire di diverso. Lui dimostra nelle sue poesie di avere una forte sensibilità, anche percorre un percorso che è un destino d'amore, no? È proprio il pensiero amoroso che ritroviamo in tutte le sue poesie. Si ritrovano alcuni elementi che fanno parte proprio della sua formazione, perché ha girato tanto il mondo e quindi ama i poeti ispano-americani, e quindi ritroviamo degli echi di questo suo modo di scrivere. E sono delle poesie che possono sembrare semplici, ma anche in un linguaggio molto essenziale, sono delle poesie incisive, linguaggio essenziale, che poi rappresenta quello che è il suo modo di vivere la realtà come in un sogno. Infatti le sue poesie sembrano come al limite tra la realtà e il sogno, come in un dormiveglia dove lui stempera tutte le sue sensazioni, sia quelle amorose che quelle riferite alla bellezza della natura. Concludiamo il servizio dallo storico caffè letterario delle Giubbe Rosse con i due protagonisti del pomeriggio letterario fiorentino. Iniziamo da Amedeo Maurras. Intanto abbiamo chiarito che come si pronuncia il tuo cognome. Maurras, sì. Si scrive senza accento, però essendo la tua famiglia d'origine veneta, ovviamente è d'obbligo mettere l'accento sull'A. Questo è il tuo primo libro. Come è nata la voglia di pubblicarlo e di rendere partecipi i lettori di queste tue sensazioni, di queste tue visioni oniriche, di questo tuo inno anche all'amore? Più che altro è stato un incoraggiamento degli amici, persone conoscenti che leggevano quello che io scrivevo, perché dove vado scrivo per strada, a casa, su un autobus, e scrivo sempre quello che vedo, sono un sognatore, perciò chiudo gli occhi e sogno e scrivo. E loro leggendo mi hanno incoraggiato, mi hanno detto cerca di mandare a una casa editrice e pubblicare, perché è veramente bello quello che tu scrivi. Tra l'altro tu hai arricchito il volume anche con una copertina disegnata proprio da te stesso. Perché mi diletto anche a dipingere in maniera sempre amatoriale. Pubblicare il primo libro di poesia a Firenze, presentarla alle Giubbe Rosse, avere come presentatori Enrico Nistri e la professoressa Giglio, credo sia una bella partenza, vero? È una grande partenza, è una grandissima emozione che mi dura ancora e credo che mi durerà ancora per tutta la serata. Complimenti e auguri per la tua grazie, carriera. Grazie, grazie, buonasera.
Molte volte i nostri incontri con l'arte si sono occupati di Giuseppe Verso Paoletti, ma sempre in veste di pittore. Quest'oggi invece lo presentiamo ai nostri telespettatori in veste di poeta. Infatti il suo volume d'esordio si intitola Riprese liriche e porta in copertina proprio questo omaggio a Carla Fracci, un quadro realizzato dal maestro nel 1999. Tu hai sempre coltivato parallelamente alla pittura anche la poesia, poi sì. Ti sei deciso finalmente a pubblicare il primo libro, ma sì. Nei tuoi cassetti ci sono ancora tante poesie. Poesie giovanili, penso, se non smarrite alcune, penso recuperabili, ritrovabili. Qual è il nesso, il legame fra la tua pittura e la poesia? Il legame, io parlerei di arte in generale, no? Arte in senso universale, cioè il legame. Per esempio, molte tue poesie sono dedicate a pittori che tu hai stimato, che tu hai amato. Va bene, al vecchio abruzzese Cascella, Michele Cascella, perché io andavo a trovare nel suo studio di Portofino. Lui era di Ortona a Mare, dell'Abruzzo, però viveva a Milano d'inverno e d'estate aveva una casa a Portofino, proprio di quelle case colorate, insomma, o rosa o azzurre sul porto. E quindi io ho sempre avuto un'ammirazione per i suoi lavori, nel senso che da un lato venivo dall'ammirazione e la frequentazione dello studio di Annigoni a Firenze o a Marina di Massa quando era estate, che lui stava in un albergo Atlantic, mi pare. La differenza era che io sentivo l'interesse per i due tipi di pittura, per l'annigoniana soprattutto per l'eseguito al massimo, però poi aveva Annigoni anche i quadri di quando era in vacanza e questi quadri erano fatti ad olio, piccoli cartoni telati più materici del quadro. Questo della tuo ultimo ciclo produttivo si avvicina a queste opere? No, direi no. Che tu usi molto il cartone come supporto, ma direi che non sorpassa nel senso di essere migliore, ma è una scelta mia personale, è il volume materico di alcune parti del quadro che rasenta anche il mezzo centimetro oltre viene fuori dalla tela o dal cartone telato, più dal cartone perché la tela affonderebbe. Giuseppe, noi dobbiamo concludere il servizio, è venuto un servizio lunghissimo, d'altronde c'erano tanti personaggi oggi a parlare di te, noi abbiamo voluto intervistarli tutti, ora ti lasciamo magari con la promessa che ci incontreremo all'inaugurazione di una tua prossima mostra di pittura. Quando sarà e dove? La mia prossima mostra di pittura ancora non è precisamente stabilito, ma si parla di Milano, di New York. Ora, New York sarà un po' difficile, che possiamo, però a Milano forse ce la faremo a venire. Sì. Per ora concludiamo il nostro servizio dallo storico caffè letterario delle Giuberosse di Firenze, dove martedì 10 maggio 2011 sono stati presentati due volumi di poesie, Riprese liriche di Giuseppe Verso Paoletti, che vedete inquadrato a mio fianco, e Vorrei dirti quanto segue di Amedeo Moras. Entrambi i volumi sono stati proposti al pubblico da Marco Cellai, presidente del Centro Culturale Firenze Europa Mario Conti.